Dai rifiuti l'energia per riscaldare case ed uffici e per alleggerire le bollette. Nei giorni scorsi si è ufficialmente chiuso il secondo stralcio per la realizzazione della rete di teleriscaldamento urbano di Sesa. Vertici della società e rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno scelto come luogo della cerimonia il centro commerciale Extense. E non a caso l'esercizio commerciale è infatti uno dei grandi privati che ha ottenuto con questa seconda fase di lavori, costata 6,5 milioni di euro, l'allacciamento alla rete Sesa, che avrà la gestione del teleriscaldamento per 18 anni, al termine dei quali riconsegnerà al Comune. Date la mano, l'edificio collegato al teleriscaldamento garantisce infatti un significativo abbattimento dell'anidride carbonica diffusa in atmosfera. Solo il secondo stralcio assicurerà 2.500 tonnellate di emissioni in meno all'anno e un risparmio della bolletta che può arrivare fino al 20%. Al taglio simbolico del nastro erano presenti tra gli altri il sindaco Giancarlo Piva e il vice Stefano Aguiari Stoppa, il presidente di Sesa Natalino Furlan, l'amministratore delegato Angelo Mandato, oltre ai vertici del centro commerciale Extense e ad altri rappresentanti dell'amministrazione comunale. In partenza c'è il terzo stralcio di lavori, che porterà il teleriscaldamento fino alla frazione di Mezzaro e nel centro storico della città. La seconda fase di lavori per il teleriscaldamento urbano era partita nel 2014 per concludersi a distanza di quasi 2 anni attraverso la realizzazione di chilometri di tubature. Siamo al centro commerciale Extense e oggi si inaugura il secondo stralcio della rete di teleriscaldamento urbano. Sì, è una grande soddisfazione come Comune di Este aver portato in fondo questo progetto, un progetto da quasi 6 milioni di euro che ha portato risorse in questa nostra città, ma che soprattutto trasforma i nostri rifiuti, rifiuti umidi delle nostre famiglie, in una risorsa per la città. Dal rifiuto umido si arriva al biogas, dal biogas si arriva a portare calore e finalmente anche all'interno di strutture private, in particolare in questo centro commerciale, ma ciò che abbiamo realizzato è anche all'interno delle nostre famiglie, delle famiglie della nostra città. In questo modo il rifiuto diventa valore, diventa opportunità per la città, perché il teleriscaldamento consente anche di inquinare meno, perché consente di togliere caldaie dalle nostre famiglie, di togliere anche una grande caldaia come era quella del centro commerciale Extense, e quindi non emettere in atmosfera CO2, anidride carbonica, che inquina i nostri territori. In questi giorni stiamo vivendo tutti, specie nella pianura padana, il problema dell'inquinamento atmosferico. Noi crediamo che anche con questo teleriscaldamento abbiamo dato un contributo per inquinare meno e avere una città, la nostra città di Este, meno inquinata, con meno anidride carbonica e con più opportunità per i suoi cittadini e per le sue imprese. Quante realtà tocca oggi con questo secondo stralcio la rete di teleriscaldamento urbano? Stiamo parlando di 50 utenti privati, tra grandi utenti come appunto il centro commerciale Extense e poi i piccoli utenti, le famiglie, ma soprattutto pensiamo che il nostro teleriscaldamento tocca le nostre scuole, la scuola elementare del Pilastro, la scuola materna, la parrocchia, tocca la parrocchia di Ospedaletto, ormai la distribuzione, tocca, pensiate, anche la casa di riposo, la casa di riposo Santa Tecla della nostra città è riscaldata con il teleriscaldamento. Arriverà e fra poco partirà anche in Komatsu, e quindi riusciamo ad avere un'estensione di oltre 12 chilometri che tocca sia attività pubbliche che attività private e che ormai dà il segno vero di quella che è la valenza di Sesa all'interno del nostro territorio. Una società che si occupa di rifiuti, ma sempre più una società che si occupa di energia pulita. Lei parlava di scuola e questo progetto fa sicuramente a scuola in Italia ma anche a livello europeo. Sicuramente il progetto è stato premiato dalla Regione Veneto con un contributo importante proprio perché a livello europeo rappresenta un'eccellenza, cioè quella di trasformare il rifiuto che normalmente siamo abituati a pensare che venga buttato via in una discarica. Questo rifiuto diventa, in un ciclo integrato, virtuoso, diventa energia. Quindi sprechiamo meno e tutti insieme cercando di fare il bene per le nostre città. Il teleriscaldamento urbano è sicuramente uno degli interventi più importanti nell'ultimo decennio per la città di Este. Quando nasce questo progetto? Questo progetto nasce con la precedente amministrazione nel 2004
e trova una sua realizzazione con un primo stralcio che va a servire delle utenze prevalentemente pubbliche, l'ospedale, i Manfredini, il comune di Ospedaletto e quindi alcune piccole utenze lungo questo tracciato. Successivamente parte il secondo stralcio nel 2006 con un progetto proposto dall'amministrazione comunale che è andato in gara e un intervento di circa 5 milioni di euro di lavori. Un intervento che non ha solo un impatto ambientale, ha anche un impatto economico notevole. Certo, a parte la parte economica di investimento che è importante in quanto crea un'economia nel territorio non indifferente in questi, attraverso questa realizzazione, ha un impatto economico anche diretto negli utenti. Si è monitorato un risparmio di circa il 20% rispetto al costo dell'energia normale. Qual è il prossimo passo? Siamo al secondo stralcio, ci sarà un terzo? Certo, di sicuro ci sarà un terzo, un quarto e un quinto. Il terzo stralcio, che sarà un obiettivo della prossima amministrazione, vede la continuità verso la zona industriale per creare un elemento ancora di vantaggio alle industrie che sono collocate nel nostro territorio, ma anche una prospettiva di andare verso la residenza con altri sviluppi, insomma. Energia per tutti dai rifiuti, e questo è il principio che regola la rete di teleriscaldamento urbano. Ma come funziona nel concreto? Allora, il rifiuto umido che arriva in Sesa viene compresso e dal rifiuto umido compresso esce un percolato che viene mixato con del verde. Il verde che deriva dagli sfalci o sono altri prodotti, la pulitura di alcune ramaglie, eccetera. Il mix di questo viene messo dentro un biodigestore che, portato in una certa temperatura, favorisce la fermentazione e di conseguenza la produzione di biogas. Questo biogas viene aspirato, messo dentro un gasometro, successivamente pulito e spinto dentro a dei motori elettrici ad alto rendimento, i quali, lavorando come il motore di una qualsiasi auto, producono energia elettrica. Da un lato l'energia elettrica viene immessa nella rete dopo aver sottratto quella che viene utilizzata in Sesa. Dall'altra parte il lavoro dei motori produce calore, il quale viene assorbito e viene portato a riscaldare un grande boiler come quello che un qualsiasi cittadino ha in fianco alla propria caldaia, pieno di acqua che viene riscaldata. Questa acqua riscaldata viene poi compressa e immessa nella rete del teleriscaldamento, la quale ovviamente, come in qualsiasi impianto che abbiamo in casa, è un circuito per cui viene spinta a una temperatura, va a servire le varie utenze e alla fine torna indietro a una temperatura minore e viene reinserita e riutilizzata, per cui sostanzialmente perde solo calore, ma l'acqua è un ciclo continuo ed è sempre quella. Non solo riscaldamento urbano, qui fuori dal centro commerciale abbiamo visto dei mezzi particolari. Il biometano serve anche per altro. Sì, allora, dopo aver fatto il primo step che è stata la produzione di energia elettrica, il secondo step che è stato lo stralcio numero uno e poi il numero due del teleriscaldamento, adesso da un 6 mesi stiamo progettando, pensando ed organizzando di avere una ulteriore funzione e recupero di questo biometano, per cui alla produzione dell'energia e del calore si aggiungerà quella di una ulteriore pulizia, perché deve avere delle caratteristiche diverse, per poi utilizzarlo come carburante per la flotta dei nostri mezzi. Quindi i nostri 300 camion nel tempo li sostituiremo tutti, trasformando una flotta da camion a gasolio a camion a biometano. Quindi il ciclo completo del rifiuto si completerà nel nostro territorio, nel senso che dal rifiuto, attraverso la produzione di biometano di cui ho descritto prima, arriveremo a avere un metano da inserire nei serbatoi dei nostri camion che usciranno, e quindi avremo da un lato una riduzione dei costi per l'azienda, ma dall'altro anche una riduzione notevolissima di inquinamento, perché il metano inquina meno del gasolio, oltre ad avere una efficienza migliore perché i mezzi a metano sono meno rumorosi dei mezzi a gasolio, e quindi sarà un beneficio collettivo per tutto il territorio che avrà
meno inquinamento, meno rumore e più efficienza da un punto di vista del bilancio della SESA, che poi sappiamo, essendo società al 51%, potrà destinare una parte consistente di questi utili all'amministrazione comunale.